Ciao a tutti, questa è la lezione numero 3. Volevo farvi vedere un po' di licks oggi, frasi che viene da un brano, non è, è un bra più un brano d'esercizio forse che un brano vero. Però ci stanno 6 lick che vi voglio proporre. Ogni lick ha un suo perché. Perché credo che abbiamo bisogno ognuno di noi di qualcosa, di qualche cambiamento, ascoltare musica nuova, musica classica, blues, e non sempre il solito genere. Perciò questi forse magari per voi rockettare è una cosa un po' fuori, insomma, dal solito, forse, forse. Dipende quanti sono abituati alle vostre orecchie. Il riff è di Mi settima non va più, non ha più, che usava Hendrix nel suo brano di Purple Haze, per esempio. E poi c'è questo altro riff. In mezzo a questo cromatismo che parte dalla scala blues in Mi di 7 note, perché la scala blues, secondo George Russell, che ha scritto un libro incredibile che si chiama Lydian Chromatic Concept, secondo lui la scala blues non è quella che io ero abituato, eravamo abituati da piccoli, o il bluesman che fanno la tonica, terza minore, quarta, quinta diminuita, quinta, settima minore e tonica. Invece lui aggiunge la terza maggiore pure. Che gli dà un altro fascino. Infatti qua c'è, su questo riff qua, c'è quinta diminuita, quarta, terza maggiore, terza minore, tonica. Guardiamo il primo. Allora, il primo lick non arpeggio di Sol minore sesta. No, non l'ho preso le note dalla tonica e così via, però queste note fanno parte. Faccio vedere un po' da vicino. Legato. Il Sol minore sesta è incredibilmente compatibile con la scala minore blues in Mi, perché alle note, come c'è scritto dentro nel giornale, c'è il Sol che è la terza minore in Mi, c'è il Si bemolle che è la quinta diminuita in Mi. C'è il Re che è la settima minore in Mi, e poi si ripete. Cioè, potete sperimentare un blues. Che sta benissimo dentro la scala blues in Mi minore, il Sol minore sesta arpeggio, l'arpeggio di Sol minore sesta. La seconda frase invece è un ibrido di due scale, diciamo. Poi sempre per farlo entrare prima di questo riff qua. Il rifone. Poi
sta molto bene anche la diteggiatura. Io l'ho scelto perché mi piaceva il suono più forse che ho pensato, bello, metto questa scala, quell'altro. Faccio vedere vicino. Nient'altro di due arpeggi, cioè, mo vi faccio vedere da vicino. Questo è Do maggiore, Fa diesis maggiore. Anche questo è Do maggiore. Lui, Nicola Soninski, aveva creato con questo libro, ha trovato quasi tutte le combinazione di note che può esserci, cioè, e l'ha fatto una schematura. È abbastanza complicato come concetto, però alcune frasi sono bellissime da questo libro e si può trasporre per la chitarra o per qualsiasi altro strumento. Però l'approccio che questo è. L'intervallo di tritonus. Il prossimo lick è una frase semitono tono semitono. Faccio vedere un po' più da vicino. Che essere suonata qua. Ok. La quinta riff viene da una scala diminuita, un arpeggio diminuita, scusate. Poi grazie alle corde a vuoto c'è un altro suono, se no sarebbe. L'ho utilizzato perché ci stanno le note in Mi, cioè la terza minore e la quinta diminuita, per questo sta bene con il Mi. E poi ci sta la sesta e la tonica. Perciò l'ho inserito, diciamo che questa parte questo lick un po' più comune, diciamo. Faccio vedere da vicino. Il quinto lick.
quella del sesto, che è la stessa, la prima più corta. Il lick numero 7, che in pratica è dodecafonica. Qui non c'è click perché possiamo, sarebbe così. Faccio vedere il lento. L'ho cambiato un pochino questo lick perché all'inizio è dodecafonica fino a qua, sono tutte le note della scala do, re, mi, fa, sol, la, fa diesis, sol diesis, la diesis, si, do diesis, re diesis. Un po' qua l'ho cambiato un pochino. È fighissimo questo lì. Può essere anche suonato da re. Un po' più happy. O da sol. O da la. Quelle che suona meglio comunque alla fine da do o da re, per me. Anche da si bemolle, però. Quelle da do è quella più fresh, insomma. Questo è tutto, volevo, spero che vi sia piaciuta la lezione, poi ci vediamo la prossima volta e buon esercizio, arrivederci, ciao!